Quest'oggi siamo in comune di Alpago, siamo venuti a trovare il sindaco Alberto Peterle. Buongiorno. Salve a tutti, buongiorno. Il vostro territorio è esteso, è diciamo, la somma di tre ex comuni, quindi viene insomma, da una fusione e quindi bisogna cercare di dare attenzioni un po' a tutti. State compiendo un altro giro delle frazioni, delle località in modo da incontrare i cittadini, giusto? Sì, abbiamo, come avevamo detto in campagna elettorale, il territorio è grande e a noi non costa nulla, diciamo, in termini economici, comunque fare il giro delle frazioni e quindi abbiamo deciso di ripartire. Adesso ad ottobre siamo già stati a Querce e Curago, siamo stati a Plois, a Pieve Centro, a Torres e adesso la settimana prossima saremo a Puos. È possibile vedere il calendario e tutti i vari appuntamenti nella nostra pagina Facebook. E diciamo che è una maniera per tenere informati i cittadini su quello che il comune sta portando avanti in questi mesi e quello che è riuscito anche a fare in quest'anno e raccogliere anche ulteriori stimoli, sentire che cosa pensa la gente, e magari raccogliere anche qualche segnalazione in più, informarli sullo stato di attuazione delle varie segnalazioni che sono state fatte durante l'anno e fare quattro chiacchiere insieme e stare insieme anche un po'. E naturalmente poi in questi incontri penso che vi domandino sempre l'asfaltatura, è il lampione, tipico, no? Diciamo che poi ci sono queste operazioni magari un po' più piccole, no? Che rientrano nel piano opere pubbliche, ma poi ci sono anche diciamo, questioni un po' più grandi. Sì, diciamo che uno degli argomenti principali è proprio quello della cura e della manutenzione del nostro territorio. Cura e manutenzione che costano tanto. Noi quest'anno abbiamo fatto 620.000 euro di asfalti, possono sembrare tanti e invece non sono tanti perché i prezzi sono saliti enormemente e quindi con 620.000 euro siamo riusciti ad intervenire, si vede qualche miglioramento, ma nel piano complessivo che noi abbiamo redatto per rendere, diciamo così, dignitose le nostre strade, servirebbero 3 milioni di euro per fare un lavoro che renda dignitose, non che renda eccellenti, ma che renda dignitose le nostre strade. E qualche anno fa ce ne volevano sicuramente meno, purtroppo dobbiamo fare i conti con questo aumento, però dobbiamo anche capire che non è possibile, cioè che certi interventi devono essere fatti e quindi abbiamo scelto di intervenire lo stesso, di spendere questi soldi, magari se avessimo aspettato qualche mese o l'anno prossimo magari i prezzi scendono, ma le strade erano in condizioni tale per cui siamo dovuti intervenire. L'abbiamo fatto a Villanova, a Farra, l'abbiamo fatto a Corneille, l'abbiamo fatto a Sitran, l'abbiamo fatto a Quers. E l'abbiamo fatto anche in alcune parti del centro di Farra. E poi ci sono, diciamo, le operazioni quelle, diciamo, un po' più estese, un po' più di prospettiva anche, no? Sì, finalmente dopo tanti anni siamo riusciti ad abbattere, a demolire la casa che l'allora comune di Farra aveva comprato a spert, è stata abbattuta. E questo per dare un po' più respiro al paese e per metterle anche in condizioni di sicurezza per poter far passare, per esempio, un mezzo dei vigili del fuoco oppure anche un mezzo un po' più pesante. È una casa che praticamente ostruiva l'accesso ad una piccola parte della frazione di Spert e quindi quello siamo riusciti finalmente a farlo. Contemporaneamente a Spert siamo anche partiti con i lavori di ampliamento del cimitero di Spert, cimiteri che comunque è un tema che è molto sentito dalla gente, infatti durante gli incontri frazionali vengono poste anche molte domande in merito ai cimiteri. E quindi finalmente siamo riusciti a partire con questo lavoro, è un ulteriore segnale di attenzione verso le frazioni e verso quei territori che sono un po' più marginali, ma che meritano uguale attenzione rispetto anche ai centri, agli ex centri di Farra, di Puos e di Pieve. Poi, per quanto riguarda invece un altro lavoro che abbiamo sentito tanto parlare durante i nostri incontri frazionali, non è un lavoro del comune di Alpago, però molti chiedono, fra l'altro è un lavoro fatto su sollecitazione
del Comune di Alpago e riguarda la pulizia che è attualmente in atto dell'alveo del torrente Tesa nella zona del ponte che porta a Farra. Si vedono infatti passando in macchina questi scavatori, questi camion che portano via il materiale. È un intervento che è stato programmato dal Genio Civile e che è funzionale ad un intervento che dovranno fare i servizi forestali di sistemazione e di rigemazione idraulica della Val Cantuna. In poche parole, stanno portando via dall'alveo del torrente Tesa 5.000 metri cubi di materiale e li stanno portando nella Val Cantuna per fare delle piste di accesso per dopo permettere ai servizi forestali di intervenire e di mettere in sicurezza dal punto di vista idraulico la zona della Val Cantuna. Un intervento di 2 milioni di euro che da un lato consente un po' di svuotare l'alveo del Tesa, che questa era una problematica che era molto sentita e che è sicuramente importante fare. 5.000 metri cubi non sono tanti, forse qualcosa in più si potrebbe portare via, ma insomma come comune continuiamo a sollecitare e a interloquire con il Genio Civile. Dall'altra parte invece mettiamo in sicurezza la Val Cantuna, che come sappiamo è un territorio molto fragile e delicato, fra l'altro sfocia sulla zona industriale Paludi, e quindi questo consente anche di mettere ulteriormente in sicurezza anche quella zona che è di fondamentale importanza anche per noi. E per quanto riguarda invece il mondo della scuola? Il mondo della scuola, noi siamo stati beneficiari di importanti provvidenze da parte del PNRR di circa 2 milioni di euro che hanno consentito di finanziare interamente la nuova scuola di Puos, i cui lavori stanno andando avanti e i cui lavori dovranno essere ultimati, almeno sulla carta, a giugno del 2023. Quindi ci saranno ancora 6 mesi di lavoro per ultimare la costruzione della nuova scuola media di Puos, dove andranno tutti i ragazzi delle medie, si farà un bel centro nuovo, moderno, per tutti i ragazzi che frequentano le medie del comune di Alpago. E credo che questi lavori finiranno proprio a giugno, perché successivamente, e questo ce l'impone il PNRR, dovranno iniziare i nuovi lavori della mensa scolastica, per la quale abbiamo proprio a febbraio-marzo ricevuto un finanziamento di 800.000 euro e quindi anche da quel punto di vista dovremo finire la scuola per dopo iniziare la mensa e rendere così funzionale il nuovo polo scolastico delle medie di Puos, con una mensa che sarà interamente dedicata, e sappiamo per le famiglie quanto è importante e per i bambini ovviamente avere una mensa che prepara i pasti lì in zona, perché la qualità ovviamente è del tutto diversa rispetto al servizio che attualmente viene svolto, purtroppo, che prepara i pasti a 15 km di distanza e poi li porta negli istituti scolastici. Avere una cucina cambia ovviamente la qualità della mensa, cambia tutto e speriamo di riuscirla a fare nei tempi più brevi. Sia Puos, e a Farra invece, visto che siamo in tema di mensa, è partita ancora questa primavera in via sperimentale, ma adesso è partita ufficialmente la nuova mensa della scuola materna di Farra, che serve anche il nostro asilo nido, e la differenza si vede, perché le famiglie e i bambini sono contenti, mangiano molto più volentieri. E pensiamo di poterla adesso ampliare anche per l'istituto delle elementari, che è proprio lì accanto, e quindi di poter preparare i pasti tutti all'interno della scuola materna e di poter servire anche le nostre scuole elementari. E poi dovete pensare però anche al bilancio, l'ha detto prima, insomma, il prezzo delle materie prime è aumentato, eccetera, è aumentata anche l'energia, spesa corrente. Assolutamente, questo è un tasto dolente anche per il comune di Alpago, che tutto sommato in questi anni è, diciamo, relativamente tranquillo, perché può beneficiare delle provvidenze straordinarie derivanti dal contributo per la fusione, contributo che però, lo dico, finirà nel 2025, quindi bisogna pensare anche in quell'ottica là, cioè di rendere il bilancio autonomo anche dalla presenza di questo contributo. Le bollette si sono fatte sentire anche da noi, fortunatamente rispetto ad altri comuni abbiamo iniziato più tardi lo spegnimento delle luci per il semplice fatto che avevamo i contratti dell'Enel bloccati, e quindi finché abbiamo potuto tenere le luci accese le abbiamo tenute accese, perché questo è un servizio di fondamentale importanza. Non è che mi esalta molto anche dal punto di vista personale spegnere le luci, perché credo che sia importante per la sicurezza dei cittadini e la sicurezza stradale avere un'illuminazione durante tutta la notte.
anche se viene poco utilizzata, e quindi adesso abbiamo iniziato a spegnere dai centri un po' più energivori. L'abbiamo fatto adesso perché in queste settimane abbiamo anche cambiato alcuni quadri elettrici, abbiamo messo il timer dentro, mentre prima funzionava il sensore crepuscolare, quindi si accendevano le luci in base alla luce diurna che veniva un po' meno, quindi si accendevano le luci. Adesso invece abbiamo messo, stiamo sui quadri quelli un po' più energivori, stiamo cambiando i quadri, stiamo mettendo i timer in maniera da consentire lo spegnimento programmato da mezzanotte alle ore 5. Tanti mi chiedono: ma perché non spegnete una luce sì e una no? Perché così magari rimane un po' di luce. Perché è la cosa più sbagliata che si possa fare dal punto di vista della sicurezza stradale, nel senso che spegnere una luce sì e una no, o due sì e una no, crea delle zone d'ombra e delle zone di luce, e la pupilla non riesce ad adattarsi, e quindi questo crea ancora più pericolo per eventuali pedoni o per eventuali ostacoli che dovessero esserci nella carreggiata. Quindi o tutte spente o tutte accese. Accanto a lei vediamo un libro, e questo ci porta sui temi della cultura. Sì, c'è un libro che è Storia Pagota, che è un libro che è stato fatto da un concittadino nostro che si chiama Gian Claudio Darè, con l'aiuto di tanti altri cittadini. È stato fatto un bel gruppo, è stato presentato anche nell'ambito della rassegna del mese del libro che abbiamo fatto ad ottobre, è stato l'ultimo appuntamento del 29 di ottobre, ed è un libro che consiglio a tutti, specialmente agli alpagoti, di leggere, perché contiene tante informazioni sulla nostra storia e spiega anche tante cose del perché abbiamo certi nomi o certi soprannomi, ed è un libro che è stato praticamente scritto andando ad analizzare in maniera veramente puntuale tutti i registri parrocchiali del 1400 ad oggi, un lavoro pazzesco che è durato anni e che consiglio a tutti di leggere, ed è molto interessante. E poi qui, visto che stiamo parlando di talenti del nostro territorio, abbiamo fatto una cartolina con questa opera di land art che si chiama L'uovo, inno alla vita, di un nostro artista Giorgio Vazza, che ha coinvolto tanti giovani, il GOG, il gruppo operativo giovani, l'abbiamo fatto quest'estate, ed è un'opera che ci accompagna le altre opere che sono state fatte negli anni scorsi, ed è un modo sia di valorizzare i nostri artisti, infatti dico grazie a Giorgio Vazza per l'impegno e per la pazienza, perché coordinare dei giovani non è facile, ma poi è sicuramente un'opera che abbellisce il nostro territorio e che lo rende interessante dal punto di vista turistico. E naturalmente si inserisce anche in un quadro di politiche giovanili, no? In senso ampio. Assolutamente sì, perché il GOG è un'attività che stiamo portando avanti, che coinvolge i giovani e che fa crescere in questi giovani il senso civico, ed è un'attività che va di pari passo, per esempio, con l'istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani Ragazzi, che abbiamo fatto a aprile, l'abbiamo istituito ufficialmente, il nuovo sindaco dei giovani si chiama Jacopo Zanon, e lo facciamo intervenire. Per esempio, è intervenuto, ha fatto un bel intervento durante le celebrazioni del 4 novembre che abbiamo fatto a Farra quest'anno, e lo facciamo e lo rendiamo partecipe, cerchiamo di renderli partecipi a quella che è la vita istituzionale, in modo da creare anche nuove leve e un vivaio per le future amministrazioni che dovranno occuparsi della gestione del nostro comune. Poi i giovani iniziano a impegnarsi magari anche nelle associazioni, no? E anche questo è un aspetto importante, perché quest'anno abbiamo istituito la festa del volontariato, dove abbiamo invitato tutte le nostre associazioni, e fra l'altro nell'ambito di questa festa abbiamo anche premiato un uomo e una donna che si sono distinte nelle attività di volontariato, e ogni anno pensiamo ovviamente di dare un riconoscimento, perché le persone che si occupano di volontariato sono tante ed è estremamente prezioso per la salvaguardia della biodiversità, la chiamo io, della nostra comunità, e anche per mantenere attivo l'interesse e la partecipazione alla vita di tutti i giorni. E con uno sguardo un po' più ampio, nel senso, naturalmente i comuni, ma poi anche diverse realtà del territorio, possono e forse devono guardare anche alle opportunità europee, alle politiche europee. Sì, noi abbiamo la fortuna di avere un consigliere che lavora a Bruxelles, e quindi abbiamo un filo diretto con Bruxelles, e sono tante le iniziative che abbiamo messo in atto quest'anno
che riguardano appunto le politiche europee che possono applicarsi ai territori. Abbiamo fatto un pomeriggio europeo dedicato alle associazioni, dove Elisabetta Bortoluzzi ha spiegato alle varie associazioni le opportunità che vengono offerte dai bandi europei, che sono destinati specificatamente alle associazioni, e fra l'altro nella programmazione europea 2021-2027 viene data proprio attenzione al territorio e a queste associazioni, perché nel quinto pilastro, ovvero un'Europa più vicina ai cittadini, c'è proprio uno spazio che è dedicato alle associazioni e viene riconosciuta l'importanza del volontariato. Quindi abbiamo spiegato alcuni di questi bandi, sono bandi europei, non è facile accedere, sono complicati, però i soldi sono lì e chi dopo riesce, è determinato, riesce magari a portarli a casa, a fare un progetto interessante e quindi questo è un motivo in più per crescere e per fare bene le cose anche da noi. Grazie mille quindi per averci accolti. Grazie a voi, arrivederci. E quindi ci vediamo alla prossima tappa.